rimane di tutta questa elaborazione anche in ambito culturale, rimane poco o nulla. Uno strumento d'utile come la Wikipedia, che ha un enorme potere di categorizzazione, in tutti i sensi può incominciare a essere, a prima di altri se ne accorgono, per esempio il Partito Democratico fa molto un ufficio stampa della Avanti Press, allora alle 2 di pomeriggio si collegano in diretta con il singolo consigliere, gli fanno un'intervista, il consigliere soddisfatto che ha fatto un'intervista sul sito web, una cosa molto fine, molto di moda, però che cosa rimane con l'intervista che si perde nel malato di internet? Invece avere un posto in cui noi mettiamo il nostro punto di vista, con un sistema wiki, con dei dossier per esempio inquisiti, consiglieri inquisiti in questa legislatura, e sono già 4, e io tutti i giorni faccio la stampa e rivedo queste cose, allora diventerebbe in qualche modo il Movimento 5 Stelle propositivo, promuoverebbe dei suoi contenuti su un canale ben specifico che si andrebbe a fiancare al sito istituzionale che immagino come una vetrina di quello che è il Movimento 5 Stelle, sono i portavoce che cosa fanno, cosa ha fatto, dove siamo, e questo è il sito ufficiale. Una wiki, a mio parere, potrebbe in qualche modo supplire a così, e che voci dovrebbero essere questa wiki? Fiumorona, cos'è? Fiumorona lo troviamo su una wiki generale, però che cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle di Fiumorona? Io credo questa cosa, le persone che stanno a casa interessano. A livello strutturale sono in grado, la HTML, cioè a livello di struttura di sito sono in grado di mettere in piedi. Lo spirito è quello della partecipazione, quello della wiki. Possiamo provarci, vedere se si fermerà 3-5 voci, non saranno 3-5 voci, io come ufficio stampa potrei fare le voci dei consiglieri, per esempio, sulla wiki, io come prima cosa ho fatto una ufficio stampa, cioè ho sempre presentato il mio ruolo, ho fatto un po' di battaglia di sincera, è stato quello di provare a mettere Eugenio Casalino sulla wiki d'Italia, è stato cancellato dopo 5 secondi perché l'Italia è stata